Ecco i quattro gol dell'anticipo di ieri di Torino fra Juventus e Inter per consentire alla Juventus di meglio prepararsi alla trasferta di mercoledì con il Bruges. La squadra bianconera ha rischiato di perdere il controllo della partita all'avvio della gara. Alla mezz'ora si trovava sotto di due gol. La squadra nerazzurra è andata in vantaggio al 24esimo con Bini al termine di questa azione. 60 secondi dopo un errore di Cucureddo favorisce Muraro che raddoppia. Al 25esimo Inter 2 Juventus 0. La replica al 33esimo il primo gol di Bettega dopo un bellissimo dribbling e controllo. Poi il pareggio di Cucureddo. Juventus 2 Inter 2. Milan e Torino hanno dato la possibilità di godere al terzo, cioè alla squadra bianconera. A San Siro, rossoneri e granata hanno fatto di tutto per conquistare la vittoria. Partita veloce e aperta, ma è finita in parità, con molte occasioni, a cominciare dal palo colpito da Pulici dopo due minuti. Neppure il Milan ha perso tempo. Nella sua prima proiezione offensiva, dopo una serie di tocchi di Capello, Maldera e Morini, Antonelli ha impegnato Terraneo con un forte tiro. Azione che precede di poco il gol. Bet ferme porge a Rivera. Il lancio per Maldera è un po' veloce, ma Terraneo manca l'uscita. Bigon infila la porta vuota, 1-0, neppure 9 minuti di gioco, un po' pochi per considerare chiuso l'incontro. Il Torino replica con tenacia, punizione di Claudio Sala per Graziani, colpo di testa e deviazione di Albertosi. Ancora Claudio Sala riceve sulla destra e si libera di due avversari prima di centrare per Zaccarelli. Zaccarelli salta Buriani in dribbling e costringe Albertosi ad un altro difficile intervento. Il Milan subisce ma non è costretto a rinunciare alla manovra. Palla da Buriani a Rivera per Antonelli. Lo scatto meriterebbe qualcosa di più ma la palla supera la linea di fondo sfiorando il palo. Pareggio del Torino su rigore concesso per intervento di Sabadini su Pulici al termine di questa azione condotta da Pecci e Claudio Sala. Sabadini trattiene Pulici che si adegua al fallo. L'arbitro Menicucci assegna il rigore. Palla a rasoterra di destro e Pulici pareggia. 1-1. È il 38esimo. Nella ripresa il Milan tenta il colpo decisivo, avanza subito con azione Sabadini, Capello, Bigon e tiro che costringe Terraneo alla deviazione in calcio d'angolo. Attacca anche il Torino, su tiro dalla bandierina Pecci raccoglie una respinta di Maldera e scaraventa verso la rete. Albertosi è piazzato, in seguito sarà solo il Milan a creare vere azioni da gol. Antonelli riceve da Turone che sfrutta un rimpallo. Scatto verso la porta in mezzo a tre avversari. Il tiro è preciso, Terraneo è bravo, il palo completa il tutto respingendo oltre il fondo. È il momento migliore della partita, è l'unico nel quale Torino è in difficoltà. Ancora Antonelli scatta via libero e dopo aver messo tutta la difesa in crisi alza in maniera incredibile. A terra Antonelli si dispera e anticipa la scena che sta per ripetersi con Turone protagonista. Capello riceve da Bet e lancia il libero rossonero. Gli occhi di 70.000 spettatori puntano sul fondo della rete, invece il pallone va da un'altra parte. Milan-Torino finisce così, con tanti applausi per lo scudetto della Juve sempre più vicino. Con il gol di testa di Nanni, seguiamo l'azione per un istante, è un po' arruffata, confusa, sembra che il Vicenza sia riuscito a liberarli, Bologna invece si impadronisce di nuovo del pallone, da Chiodi a De Ponti, ecco il cross di De Ponti e il pallonetto di testa di Nanni, è l'1-0, siamo al 17esimo del primo tempo e il Bologna è in vantaggio. Il Bologna eserciterà sul Vicenza un netto predominio per i primi 45 minuti di gioco, nel secondo tempo invece il Vicenza sarà molto aggressivo. Qui Nanni al termine di questa azione lambirà il palo. Guardate il tiro di Nanni da fuori area e la palla accarezza il palo ed esce sul fondo. Passiamo al secondo tempo, terzo minuto, cross di Paris, interviene Chiodi, bravissimo, ma Galli altrettanto bravo riesce a salvare di piede. E poi il pareggio del Vicenza. Viene al 16, si ostacolano Colomba
e Cresci, la palla termina a Calloni che non ha difficoltà a realizzare. Al sedicesimo del secondo tempo dunque le due squadre sono in parità, passano appena 3 minuti e il Bologna va in vantaggio con questa punizione spettacolare di Chiodi. Guardate la rapidità e la precisione del tiro, la palla si infila nell'angolo alto alla destra del portiere, 2-1 al 19° del secondo tempo. Il Bologna avrà anche l'occasione per andare, per aumentare il suo vantaggio sul 3-1, Massimelli arriva a 2 passi dal portiere, potrebbe segnare, invece tocca leggermente la palla e la offre quasi involontariamente a Galli. Arriviamo all'episodio del rigore, Mancini perde la palla ostacolato dai suoi difensori, tira Prestanti e sulla linea di porta Maselli, non abbiamo visto molto chiaro l'intervento di Maselli, Maselli para. Ecco il rigore realizzato benissimo da Rossi. Mancano 9 minuti al termine, sembra veramente finito per il Bologna. Siamo sul 2-2 ma il Bologna riesce ad andare in vantaggio all'ultimo minuto con questo tiro di De Ponti deviato involontariamente da Callioni. 3-2 al 44° del secondo tempo. Con questi 2 punti il Bologna riprende a sperare. Invece il Foggia purtroppo il punto in casa lo ha perso ed è un punto molto importante anche se restano ancora 4 giornate al termine del campionato. Vedete come il gioco è affannoso, confuso e qui abbiamo un colpo di testa indietro, la difesa foggiana va in avanti, ecco ancora Bordon, ecco qui Bergamaschi atterrato in area. Il Foggia ha dovuto rinunciare subito al suo capitano, cioè il bravo Pirazzini, che era stato messo in campo così tanto per azzardare qualche cosa ed è entrato al suo posto Scala, vedete con quanta malinconia va via. Ecco ancora le azioni del Foggia del primo tempo, questa per la verità è un'azione del Napoli, questo è Memo che para. Le triangolazioni, Iorio molto bravo nel lanciare, Salvioni tira a fil di palo, Mattolini non deve neanche toccare. Salvioni è stata una delle carte buone più o meno. Ecco ancora Del Neri, ancora un altro tiro da fil di palo, è stato sempre Iorio a lanciare il compagno di squadra. Secondo tempo questa è un'azione che parte da Capone, c'è un colpo di testa di Savoldi indietro, un gran tiro di Restelli che però para bene, meno. Dopo di questo c'è soltanto... questo qui è il... No, l'atterramento di Bordon in aria, ci sono delle proteste, ma Bordon sarà, ecco, vede l'arbitro Casarin dice dall'altra parte, sarà non ammonito, sarà così giudicato male per simulazione. C'è stato questo colpo di testa indietro della difesa napoletana, ancora Salvioni che viene in avanti. Eccolo qua, questo è il gol del Foggia, il gran tiro di Nicoli sul colpo di testa di Iorio che l'ha lanciato e il gol del Foggia che ha fatto sperare nel successo del Foggia foggiano. Poi invece una lunga azione si concluderà in calcio d'angolo e sul calcio d'angolo, come potrete vedere, eccolo qui, su un piatto proprio, devo dire, lo ripeterò, ecco qui Savoldi lasciato libero, un gol su un piatto d'argento ed è l'1-1. Del suo dribbling e dà al centravanti Pruzzo un pallone che non riesce a sfruttare. Su Pruzzo, lanciato a rete da Damiani, para Paolo Conte. Il gol al 24°, punizione di Damiani, colpo di testa di Pruzzo, ancora colpo di testa di Arcoleo e rete. I romanisti hanno protestato con presunto fallo di Pruzzo non rilevato dall'arbitro. Geno, brillante fino alla mezz'ora, fa l'errore di chiudersi e così Casaroli colpisce la traversa a portiere battuto. Secondo tempo, sempre su Casaroli, Tarocco riesce a deviare con il palmo della mano. Non è altrettanto bravo invece questo secondo tempo, chiedo scusa a Tarocco in questa azione, il solito Casaroli coglie il palo, l'avete appena visto. Un palo anche per il Genoa, lo coglie Onofri. Ecco il tiro e sulla successiva respinta Ghetti regala il pallone ad un primo piano dei fotografi. Basilico, lanciato a rete, viene fermato nel modo che stiamo per vedere da Pecenini. È l'ultima occasione della partita. 2 punti preziosi per il Genoa nella lotta per non retrocedere.
Partita tra due squadre tranquille, terminata sullo 0-0, tutto secondo copione verrebbe voglia di dire. In effetti il finale della gara tra il Verona e il Perugia è risultato quantomeno un po' sorprendente. I perugini infatti, che avevano resistito con sufficiente disinvoltura per tutto il primo tempo agli attacchi del Verona, i perugini, vi dicevo, hanno finito la partita addirittura in 8 per 3 espulsioni intervenute nell'ultimo quarto d'ora della gara. Prima è stato espulso Amenta al 73esimo per somma di ammonizioni e poi Biondi e Nappi al 77esimo quasi contemporaneamente per proteste. È stato inflessibile l'arbitro Benedetti di Roma. La partita fino a quel momento era stata caratterizzata da un gioco un po' spigoloso, abbastanza vivace, ma nulla lasciava prevedere che il Perugia dovesse terminare addirittura con soli 8 uomini sul terreno di gioco. Quindi per la squadra di Castagnieri il rammarico delle 3 espulsioni, ma nello stesso tempo la soddisfazione di essere riuscita a portare a compimento quello che era il programma iniziale, vale a dire quello di conquistare un punto sul terreno del Verona al Bentegodi. Pur con 3 uomini in più, infatti, nell'ultimo quarto d'ora il Verona ha attaccato con una certa determinazione, ma non è riuscito a sbloccare il risultato. Vediamo una delle azioni offensive del Verona con tiro conclusivo di Spinozzi fuori, 0-0. Trentottesimo del secondo tempo, il moto perpetuo Gigi Martini passa come un treno tra due avversari e giunto quasi al limite dell'area viola, calibra un traversone perfetto. Scatta Giordano e di testa mette in rete. È il gol partita dei padroni di casa sulla Fiorentina ed un altro passo avanti della squadra romana guidata accortamente da Rovati verso la salvezza. Adesso, proprio nei guai, è la squadra di Chiappella, penultima in classifica e con il morale a terra. Oggi i Gigliati cercavano all'Olimpico un punto e la loro disposizione tattica sul terreno di gioco era stata sapientemente disposta con una difesa arcigna ed un centrocampo molto elastico presidiato anche dagli attaccanti. L'unico ad avere licenza di attaccante puro era Sella, la più recente scoperta del vivaio nazionale che negli ultimi tempi aveva risolto molte delicate situazioni per i suoi colori. La Lazio, dal canto suo, ha attaccato in massa, seppure disordinatamente, per tutti i 90 minuti, riuscendo a creare anche 3 o 4 occasioni che solo per la precipitazione di Garlaschelli e compagni non si sono tramutate in rete. Al 20esimo l'ala biancazzurra, a 2 metri da Galli, si è fatta rimpallare il tiro in calcio d'angolo. Al 14esimo della ripresa Giordano spara di destro, Galli vola a respingere di pugno. Al 34esimo Martini, sempre lui a trascinare i compagni, riprende una respinta della difesa avversaria e dal limite indirizza fortissimo in porta. Ancora Galli dice di no, mandando in angolo. 4 minuti dopo il vantaggio dei biancazzurri, con la Fiorentina a recriminare solo per un paio di azioni che potevano avere maggiore fortuna. Al 40esimo, quando Casarsa, smarcato da un centro dalla destra di Orlandini, vedeva la sua botta sventata oltre il fondo da Garella. Poi, al 6° del secondo tempo, era lo stesso Orlandini ad incunearsi tra le linee nemiche, ma a pochi passi dalla porta tirava malamente tra le braccia del numero 1 laziale. L'Atalanta si è imposta sul Pescara con un risultato immeritato, un 2-0, che tutto sommato ha premiato troppo i bergamaschi che solo inizialmente sono apparsi in grado di svolgere schemi validi. Ne è venuto fuori un incontro animato dalla buona volontà e dagli sprazzi del Pescara che ha tentato invano di arrivare al gol. L'Atalanta è passata al 5°, batte un calcio d'angolo Bertuzzo, Mosti salta più alto e mette fuori area di testa, entra al volo Festa che infila piloni fermo e coperto in mezzo ai pali. A questo punto l'Atalanta perde la concentrazione e il Pescara si getta in avanti. Mosti effettua un bellissimo tiro cross, ma Grop è in ritardo al momento di concludere. Il Pescara mette in mostra belle azioni, mentre l'Atalanta non si ritrova più. Poco dopo la mezz'ora, ancora Zucchini, ben servito in contropiede, tira e supera Pizzaballa in uscita. La palla è destinata in rete, ma sulla riga Mastro Pasqua riesce a deviare in calcio d'angolo. Nella ripresa è sempre il Pescara il più attivo, mentre il pubblico fischia sonoramente l'Atalanta che riesce ancora a passare con Scala, ben servito da Tavola. Un 2-0 troppo severo per gli ospiti e una vittoria dell'Atalanta al termine del peggiore incontro giocato sul suo terreno.